Esorto dunque, prima di ogni cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per il Re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio nostro Salvatore, Alleluia. il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Grazie, Alleluia. Padre. Secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti, di cui io sono stato costituito banditore e apostolo, dico la verità in Cristo e non mento, dottore, alleluia, dei gentili nella fede e nella verità. Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni tempo, alzando mani pure senza ira e disputa. Amen. Alleluia. Similmente le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e modestia, e non di trecce o d'oro, o di perle o di abiti costosi, ma di buone opere. Alleluia. Come conviene a Amen. donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio, con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Infatti è Alleluia. stato formato per primo Adamo e poi Eva, e non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata, alleluia, partorendo figli, se persevereranno nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Amen. Alleluia, amante. Amen. Grazie Gesù. Qua è importante, cari fratelli, Padre. perché l'apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito di Dio, che era il dottore dei gentili, dottore nella lingua spirituale, cioè nel messaggio biblico, nel linguaggio biblico, dottore vuol dire uno che insegna la dottrina, non è un dottore come quelli che pensiamo, no? Un medico, un dottore del corpo, ma un dottore che porta la dottrina. Dottore viene da dottrina, cioè uno che si prende cura dell'anima con la parola. Perché la dottrina, alleluia, la dottrina di Dio è la medicina dell'anima. La dottrina del Signore è il bene per l'anima. E Alleluia. Paolo, alleluia, era il dottore dei gentili, gloria al Signore. E qua Paolo diceva: esorto, cioè io vi insegno, io vi incoraggio che prima di ogni cosa si facciano le suppliche, le preghiere, le intercessioni. Alleluia, ringraziamenti per tutti gli uomini. Perciò qua vediamo diversi tipi di preghiere. Dice, ci sono le suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Allora noi dobbiamo capire qual è la guida dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di capire. Ci sono preghiere che lo Spirito Santo ci deve guidare a fare in certi momenti specifici, perché
preghiere di guarigione, preghiere di liberazione, preghiere per ricevere un dono spirituale, preghiere per le anime perdute, preghiere per scacciare via i pensieri negativi. Ci sono tante preghiere. Preghiere per ringraziare, preghiere di supplica, che noi ci umiliamo davanti a Dio. Cioè nella preghiera Dio fa cose grandi nella nostra vita. Nella preghiera Dio ci riempie col suo spirito. Ci sono persone che vogliono essere piene dello Spirito Santo ma non pregano mai. Come possono essere ripieni di Spirito Santo se non pregano? Perché è lì che Dio ci riempie di spirito. Nel giorno della Pentecoste loro furono ripieni di spirito perché erano in preghiera. Alleluia! Gloria a Non solo da Dio. 2 o 3 ore, ma erano da tanti giorni che aspettavano, erano in preghiera. Allora, noi se vogliamo vedere la potenza dello Spirito Santo, dobbiamo pregare di più, cercare. Amen. La faccia di Dio. Poi c'è una preghiera che ti protegge dalle tentazioni. Gesù ha detto: pregate, vegliate per non cadere in tentazione. Vedi, ci Aiutaci, sono Padre. tanti tipi di preghiere. Aiutaci, Amen, alleluia. Oh, alleluia. Signore. Preghiere per ricevere intelligenza, per capire la parola. Per questo che è importante. Alleluia, prima che leggiamo è importante pregare, così Dio ci apre gli occhi, ci illumina. Amen, è importante. Gloria al Signore. Benedetto O sia re vai il shai Signore. de bene rendere che il sore che vi betò. O ramasciala batteria tua. Pregare dice anche chi parla lingue, preghi. Di poterli interpretare. A volte noi non facciamo questo, No. ma è un ordine della Bibbia. Chi parla le lingue, noi possiamo pregare, Signore, dammi il dono di interpretare le lingue. Amen. Di interpretare? Stai pregando per quello. Gesù te lo darà. Amen. Signore, se il Signore mi parlava tanto, Amen. che il Signore me lo dà, io Gloria a Dio. credo, però se il Signore rafforza la mia fede. Amen. Bisogna consacrarsi, sorella. Guarda che non è un caso, torniamo all'argomento che abbiamo parlato già, alleluia, che qua parla della preghiera e poi parla della donna, come deve essere, nel Proprio vestire anche. certo, Amen. proprio. Parlaci Spirito Santo. Vuoi che ti parli lo Amen. Spirito Santo? Ti sto Alleluia. parlando lo Spirito Santo. Alleluia! Alleluia. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Qua parla della preghiera e poi parla di Cristo, che c'è un solo Dio, un solo mediatore. Parla della croce, dice Gesù, il Salvatore, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto. E poi dice che gli uomini devono pregare in ogni luogo, alzando le mani pure, senza ira, senza dispute, senza ira, senza Oh, Padre, litigi, aiutaci, senza problemi con il vicino, con la sorella, il fratello, perché se io prego, ma c'ho dentro di me l'odio, il rancore, Dio non mi ascolta. Non mi ascolta. La parola di Dio dice: se io tengo il male nel cuore, il male, i cattivi sentimenti, i cattivi pensieri, Dio non mi risponde, non mi può rispondere. Se io non perdono il prossimo, uno che mi offende, uno che mi parla male, se io non lo perdono, Gesù dice, neanche il Padre vi perdonerà voi. Gesù ha detto, quando vi mettete in preghiera, se avete un problema con qualcuno, perdonatelo, affinché anche il Padre perdoni voi. Ma se voi non perdonate, neanche il Padre vi perdonerà.
Perciò per questo che alleluia, l'apostolo Paolo, l'apostolo di Gesù Cristo ha fatto questi collegamenti con la preghiera. Poi dice che gli uomini e anche le donne pregano in ogni luogo, alzando le mani, pure, senza ira, senza contesa, discordia, invidia, odio, cattiveria, rancore. Non possiamo, se no non c'è lo Spirito Santo, non c'è l'unzione. È un inganno del diavolo. Ecco perché oggi tante chiese sono spente, sono fredde, perché c'è la contesa, c'è lo sparlare, c'è la gelosia. Anche tra i pastori a volte c'è la gelosia. No, che lui non può venire a predicare qui perché il pulpito è mio, sono io che devo predicare, o c'hanno invidia di un altro pastore. Dobbiamo stare attenti a questo. Se io ho queste cose nel mio cuore, io non posso vedere la gloria di Dio. Lo dice Assolutamente. papà. Oh, Ahamashite Kea. Allora è tutto collegato qua. La preghiera poi dice di avere la pace con tutti, l'unità, avere mani pure, un cuore puro. Gloria al tuo nome. E poi parla delle donne, come le donne devono essere. Non è un caso se fa il collegamento della preghiera anche con la donna, come si deve vestire. Qua parla di questo. Dice la preghiera, poi dice che bisogna avere la pace, l'amore, l'unità. Non devono esserci litigi nella Chiesa fra di noi, perché nell'unità c'è la potenza di Dio. Amen. Dice quanto è bello e buono che i fratelli dimorano insieme nell'unità. Dice è come l'olio che scende. Alleluia. Sulla barba di Aronne. Sulla testa di Aronne. Gloria a te. Ma se c'è, ripeto, c'è la divisione, uno pensa questo, uno pensa l'altro, uno parla di qua, di là, lo Spirito Santo non può operare. Ecco perché poi fa il collegamento anche col modo di vestire delle donne. Dice che le donne si vestano, si adornino con abiti decorosi, con verecondia e con modestia. Fa un collegamento, care sorelle, la preghiera è anche con il modo di vestire. Perché io credo che una donna che si veste in un modo indecoroso non può avere una comunione profonda con Dio. Perché vive nella carne, vive nella carnalità, la vanità, la mondanità. Una donna che si veste in un modo provocante non può essere in Abbi comunione con pietà, Dio. Signore. Alleluia. Oggi nelle chiese c'è un caos per questo, fratelli. Non c'è lo Spirito Santo, non c'è l'unzione, non c'è potenza. Non c'è doni spirituali, chiese spente, chiese purtroppo morte. Gesù in Apocalisse dice a uno dei angeli delle chiese, dei pastori: tu hai il nome di vivere, ma sei morto. Mio Dio, di pietà. E oggi tante chiese sono così, sono chiese dove c'è la mondanità, c'è l'invidia, l'odio, la gelosia. Poi le donne si vestono in un modo irriverente, indecoroso, in un modo mondano, volgare. Vai a vedere certi culti su internet, le donne tutte in pantaloni, tacchi alti, unghie pitturate. Come si può, sorella, alzare le mani sante se c'hai tutte le unghie pitturate? Non è da Dio questo. Loro si ingannano, sorelle. No, no, Gesù guarda il cuore, sì, tutto va bene, non è niente. Invece il diavolo ride. Vanno, si fanno i Si capelli, fanno i capelli. vanno al ballo, escono dalla Mio camicia. Dio, alla palestra anche. Vestiti attaccati al corpo. Dobbiamo stare attenti. Anche per l'uomo, anche gli uomini a volte hanno pantaloni attaccati. Pantaloni attaccati, camicie attaccate. Dio ci aiuti. Grazie. Alleluia.
Amen. Sono cose serie, fratelli. Qua la gente, tanti non se ne accorgono. No, dico no, ma no, Dio non guarda queste cose. Non è vero. Dio guarda anche Si queste guarda come? Siamo cose. noi Dio mi ha che... parlato potentemente. Guardate, quando Adamo ed Eva peccarono, loro persero la comunione con Dio e loro videro che erano nudi. E loro videro il loro peccato e loro iniziarono a volersi nascondere dietro gli alberi. E Dio mi ha sempre parlato, quegli alberi rappresentano le scuse terrene. Un albero, sorella, ha le radici dove? In cielo? Un albero dove ce l'ha le radici? In terra. E quegli alberi, Adamo si nascondeva dietro gli alberi, c'è la presenza di Dio, mi nascondo dietro gli alberi. E oggi tanti si nascondono, trovano le scuse qua e là, delle radici terrene, hanno le radici nella terra, sono terreni, non sono del cielo. Uomini carnali, mondani, donne mondane. Allora Dio gli disse: Adamo, dove sei? Alleluia. E Caspita. poi Dio lo chiamò e sapete cosa ha fatto? Dio gli domandò ad Adamo: chi ti ha fatto vedere che eri nudo? Adamo gli disse: io ho visto che ero nudo, mi sono nascosto. E poi Dio, fratelli, alleluia, loro erano nudi, ma si erano fatti dice la Bibbia, dei vestiti o dei grembiuli con delle foglie. Loro si volevano coprire il corpo a modo loro, alla loro maniera, con delle foglie. La foglia copre solo una piccola parte. Dio gli disse no. Dio gli fece delle tuniche. Alleluia. Delle Gloria a Dio, tuniche. alleluia. Le tuniche sono vestiti lunghi, interi. Ecco perché anche andare al mare con quei bikini, pantaloncini corti così, le donne che usano quei costumi piccoli, è tutto della carne, del diavolo, del mondo, del peccato. Vero, vero, vero. Adamo e Eva si erano fatti dei vestiti, delle foglie di fico. Non bastava. Vi ricordate cosa dice la Bibbia? Un giorno Gesù ebbe fame, voleva mangiare dal fico, non c'era niente, frutti non c'erano, solo foglie. Gesù lo maledì, dice: tu sei maledetto. Quei vestiti di Adamo ed Eva erano maledetti. Foglie di fico. Oggi ci sono vestiti maledetti. Vestiti sensuali, vestiti provocanti, vestiti vanitosi, vestiti mondani, che Dio non piace. Dio Adamo e Eva le fece delle tuniche, fratelli. La tunica è un vestito che va da qua fino a giù, copre fino ai piedi. Alleluia. Che Dio ci aiuti. Importante. Sono cose spirituali. Chi ha orecchi da udire oda. Amen. Il giusto abbigliamento È sarebbe importante, cari. il giusto abbigliamento Cioè, sarebbe quello che hanno i musulmani, le diciamo. donne, non coperte per Certo, tutto no, il no, no. corpo. Poi io preferisco Sì. la... Sì, più o meno aggiungo. si dovrebbe essere così, cioè. Cioè, è questo quello che tu hai detto, è un esempio che deve far riflettere le donne cristiane che dicono di essere Che so è convertite, nate di convertita. nuovo, hanno lo Spirito Santo. Come puoi essere una luce? Come puoi essere Cioè, una se tu ti luce? vesti Come nel mondo, non puoi. Se perfino quelle donne che non conoscono Gesù Cristo sono vestite in un modo, quanto più le figlie di dignitoso. Dio. Allora, quello che stavo pensando, che questo è importante, Dio me l'ha fatto vedere ancora adesso, che c'è un collegamento quando Paolo, alleluia, ispirato da Dio, parla della preghiera, poi di avere un cuore pulito, e poi parla anche del modo di vestire, è un collegamento. Perché ripeto, se una donna, oggi si vedono nelle chiese queste che cantano, nei cori, tutte attaccate, tacchi alti,
pitturate, tutte sensuali, con le magliettine corte fin qui che fanno vedere la loro pancia, l'ombelico, fanno. È un'offesa contro il Signore. Tutte con magliettine, tutte con aperte. Va bene. Dico no, Dio guarda il cuore, Una Dio. buona non è l'esempio non può Anche avere. sì, bisogna stare attenti. Dio così non può operare. Uno ferma le E poi benedizioni. dice, la donna impara in silenzio. Io Cioè, rimanevo questo chiesa. non vuol dire che la donna non può parlare, ma che la donna non deve mettere le sue opinioni, no? Perché a volte purtroppo certe donne iniziano a tirare fuori le loro opinioni, vogliono Ci prendere deve fare un autorità. Per esempio. esempio, un esempio. Una donna che non vuole accettare questi insegnamenti, no, ma come stiamo dicendo, no? Dio guarda il cuore, Dio lo sa che io sono. E trova una scusa, si Trovano nasconde dopo scuse, l'albero. si nascondono E non dietro là, può. trovano scuse, capito? No, che Amen, amen, amen. Per questo che dobbiamo Il Signore pregare. parla, il Signore ci dice Amen. come comportarci e ci dice ogni cosa. Amen. Dopo, se le cose non arrivano, Poi uno del deve Signore essere dopo. consapevole che è colpa nostra. Di Dio non sicuramente, Ah, perché certo. Dio ha lasciato degli ordini, Dio ha lasciato. Amen. La parola, i suoi consigli. Se uno va dopo questa carta, le benedizioni arrivano sicuramente. E poi il versetto 12 parla di. Versetto 12, amen. Ma se uno già si perde, ma prende ciò che è buono, dice ma questo mi conviene e lo prendo, questo no. Come la puoi prendere con Dio? E dire no, colpa Certo. di Dio. Prova a seguire tutte queste cose, vedi se dopo Dio sbaglia. Non può sbagliare, Dio non può sbagliare. Amen. Ma è sempre un cambiamento che lo fa solo il Signore. Capito? E ogni cambiamento lo deve fare il Signore. Ma lo deve fare il Signore, però lo deve fare il Signore. Però non è che viene il Signore di cambiarti, di metti i pantaloni, devi aprire tu il cuore. Amen. Dobbiamo essere disponibili. Dobbiamo essere noi disponibili a Amen. dire io devo fare questa cosa perché il Signore vuole così. Quando Dio Alleluia. sei in pieno. Perché tu lo sai. Tu sai che queste parole se tipo glielo può dire uno del mondo, dice ma il Signore lo può cambiare. Ma tu che sei nella verità, sei tu che puoi cambiare. Hai capito? Ma io ti prendo la gonna, io ti prendo tutto Guarda ciò che sei che. testimone 4, eh. Lui mi deve prendere la gonna. Quando mi prende la gonna. E perché non ce l'hai la gonna? No. Dice Alleluia. quello che avevo stasera, che cos'è? Gloria al Signore. Ma è verde quella. Benedetto sia il È Signore. verde. Ma Ma è una gonna. è buona, è un vestito decoroso. Sto sempre con voi. Non ti sto Ma dicendo che Dio te la provvederà. ricordo. Non ti sto dicendo. Amen. Non ti sto dicendo che ti devi vestire come i musulmani, assolutamente. Quello è un esempio, tanto È per capire come decoroso, deve essere più o decoroso. meno. Sì, ma mi conviene Però. proprio. Se, guarda, se tu mi prendi l'abbigliamento giusto per l'inverno, io la cosa che non ho problemi, ma se io proprio la gola invernale, cosa che me lo metto, capite? Se ho l'abbigliamento giusto Ma invernale, queste allora sono ci scuse, perché sta. invece di prenderti questa tuta non ti sei presa la gonna invernale? Perché non ho il Poland, non ho Ah, la gonna, non ho no, le magliette, non ho le scarpe, io non so che no, no. sto parlando. No, non è vero niente. Beh, dopo ti Tante faccio vedere l'abbigliamento. volte. Tante Ma il volte Signore ci insegna, siamo. cari. Lui ci dà la sapienza. Per quello che dicevamo, preghiamo prima di tutto. Lui dà sapienza. Amen. Signore, insegnami, fammi capire. E lui parla, la parola è chiara qui. Dice, non permetto alla donna di insegnare, il verso 12 che ha detto la sorella.
né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Cioè, questo vuol dire che nella Chiesa del Signore c'è un ordine spirituale. La donna nella Chiesa non può avere un ministero di insegnare. Capito? Cioè, nel culto, nel servizio, sì, nell'adunanza, la donna non può insegnare, sì, perché non è un ministero biblico. Come oggi, pastore, donne, questo va contro la parola. Anche Gesù, che ha scelto 12 apostoli, erano uomini. Questo non vuol dire che la donna sia inutile, o che la donna non serva niente, o che la donna, diciamo, è inferiore. No, ma è un ordine spirituale che Dio ha stabilito. Non si deve arrabbiare nessuna donna. No, le donne hanno altri compiti importanti, ma l'insegnamento Dio l'ha stabilito nella sua volontà per i suoi servi che lui ha chiamato. È un ordine spirituale, come nel matrimonio il capo è l'uomo, non è la donna. La donna è un aiuto conveniente, devono essere in armonia, capito? Però Dio ha messo una responsabilità sull'uomo, che deve, diciamo così, guidare, deve dirigere con la sapienza di Dio. Non deve essere uno che comanda neanche, perché anche essere, certo, un maschilista, uno che la donna deve fare tutto, lui non fa niente, questo è sbagliato pure. Dobbiamo collaborare, che Dio ci aiuti, amen, a tutti. Amen. Questo che dobbiamo pregare, avere la sapienza, la guida dello Spirito Santo, e ascoltare la parola che ci illumina. Alleluia!